Buonasera, benvenuti a Medicina Amica. Come potete notare siamo in diretta e quindi questo darà al nostro programma anche una marcia in più perché potrete interagire. Abbiamo scelto un buon argomento, il ruolo del microbiota nella sindrome metabolica, quindi direi che è un argomento molto utile, soprattutto se non siete più giovanissimi, perché la vita e la salute si complica col passare degli anni, però purtroppo guardandoci attorno vediamo spesso dei bambini che sono in notevole sovrappeso e questo ci fa pensare che stiamo mettendo un'ipoteca anche sul loro futuro. Allora, l'argomento, anche se può sembrare un sabotaggio ai prossimi pranzi e cenoni di Natale e varie festività, in realtà non lo è, perché è un metterci in guardia e soprattutto fornirci gli strumenti utili. Chi assolverà questo compito è già seduto qui in studio ed è un vostro beniamino, è il dottor Luciano Lozio. Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuto, dottor Lozio. Grazie. Allora, nessun tentativo, appunto, come dicevo, di sabotare e di mettere malumore nei nostri telespettatori parlando di sindrome metabolica. Se mi consente però, dottor Lozio, mi è venuto in mente che mi ero ripromessa di dire una cosa ai nostri colleghi di ETV Bologna, perché purtroppo oggi sono stati colpiti da un grave lutto, è morta una segretaria, la signora Micaela, che io purtroppo non conoscevo, ma ho sentito parlare di lei da mio figlio. Vorrei esprimere a tutti, a tutta la redazione, a tutto lo staff tecnico, veramente le nostre più sentite condoglianze. Mi spiace moltissimo che una donna ancora giovane abbia perso la vita per il tumore, ecco, perché ricordiamoci che non si muore solo di Covid, quindi davvero sentite condoglianze. Chiuso questa parentesi veramente dolorosa, perché purtroppo se stiamo a guardare proprio nella nostra società le malattie gravi, gravissime, sono proprio tante. Allora, prima che lei ci faccia entrare nel mondo, ahimè, non simpatico della sindrome metabolica, che poi la parola sindrome già ti mette in agitazione, io vorrei farle una domanda che forse può sembrare un po' sibillina, ma che è necessaria in questo periodo. Noi infatti, dottor Lozio, sentiamo spesso parlare di scienza e di scienziati e poi assistiamo anche a questo spettacolo per cui l'uno è contro l'altro, insomma, ma io vorrei chiederle: ma chi sono questi scienziati che governano ormai la nostra vita, anche i nostri sentimenti a questo punto? Allora, tecnicamente la scienza non esiste, gli scienziati non esistono, manco loro, perché la verità assoluta non esiste, cioè la verità forse ce l'ha il Signore in cielo, ma noi non abbiamo la scienza. Le faccio con un esempio banale. Due mesi fa, non vent'anni fa, sono state scoperte due ghiandole salivari di cui si ignorava totalmente l'esistenza. 10 anni fa, nel 2010, sono stati scoperti i telociti, che sono delle cellule di collegamento tra varie cellule, soprattutto nel cuore, nel rene, che collegano tutto e che servono per modulare la risposta del tessuto. Bene. Sono state scoperte 10 anni fa, noi abbiamo lavorato fino al 2010 ignorando totalmente la funzione di queste cellule, il che vuol dire che ancora a livello di istologia, di anatomia, non abbiamo le conoscenze e noi ci permettiamo di parlare di immunologia che non ne capiamo niente, perché siamo ancora ben lontani dall'averla capita per bene, va bene? E andiamo dentro in un sistema che secondo me è un po' pericoloso. Oltretutto noi abbiamo persone, e tanti in questi giorni, in questi mesi, anzi veramente, ne ho viste veramente tante di persone, che si alzano e hanno certezze. Un medico che ha certezze è pericoloso per sé e per gli altri. Non esiste certezza in medicina, come non esistono protocolli in medicina. Ogni persona è diversa, non posso applicare la stessa regola, la stessa quantità, la stessa posologia a tutte le stesse identiche persone, perché non è così che funziona la medicina, va personalizzata anche il farmaco. Quindi non stiamo a parlare di omeopatia, ma anche il farmaco stesso, la quantità va ponderata in base alla persona, se una persona è grassa, se una persona è magra, se una persona è alta, cioè sono tutte funzioni
importanti che devono essere valutate. Uno può prenderne due compresse al giorno, uno ne prende tre, cioè, dipende da tanto, dipende dalla risposta. Se io ne prendo una, vedo come mi risponde. Può darsi che a me basti uno ogni 12 ore, oppure me ne basta uno ogni 6 ore, dipende. Cioè, non esiste una regola. Quello che c'è scritto sul foglietto illustrativo dei farmaci è una regola di base, cioè più o meno potrebbe andare bene quel dosaggio. Quindi tutta questa sicurezza rasenta la sicumera, non la sicurezza. Non c'è tutta questa sicurezza. Stiamo attenti, perché una cosa mi viene fuori dal cuore, perché la scienza è una ricerca asintotica della verità. Cioè, se adesso riusciamo a vedere che cos'è, perché magari qualcuno sa cos'è una curva asintotica. No, infatti non so se ha visto lo sguardo assente. Noi abbiamo l'asse delle ascisse e delle ordinate. Bene, la curva asintotica è quella rossa, cioè si avvicina sempre più all'ordinate, ma non la raggiungerà mai. La linea blu è la verità, è la scienza. E gli altri, quando l'hanno toccata, saranno scienziati, cioè sono in grado di avere in mano la conoscenza. Ma quello che oggi è la conoscenza, domani potrà essere sbugiardata alla stragrande. Se uno prende un'enciclopedia scientifica, per esempio del 1845, io ho a casa un volume, il calore era un insieme di unità caloriche. Cioè, se uno lo legge adesso si mette a ridere. Ma allora era la verità. Ed era su un'enciclopedia. Oggi è una bestemmia dire una roba del genere. Quindi quello che oggi per noi è una certezza, domani non lo è. Quindi dire questa è la verità, questo è una cosa sicura, certa, non è vero. Va bene, questo deve essere importante in tutte le materie. Quello che noi vediamo è che da marzo ad adesso quante posizioni sono cambiate, quante certezze sono cambiate, quanti nuovi fattori. Perché se non l'avessero capito, ci stiamo riferendo molto al Covid, sì, a quello che abbiamo tutti visto. Ma è la normalità, non ci sono due virologi che vadano d'accordo. Perché? Ma non perché uno c'ha ragione, l'altro c'ha torto, perché non abbiamo ancora in mano la conoscenza, perché se fosse vero tutto, io faccio quello che mi dicono e obbedisco. Invece io ottengo un risultato. Ma uno dice che è una roba, uno dice un altro, uno dice. Perché? Perché siamo persone che vivono una situazione anche abbastanza, anzi no, decisamente drammatica, ma non abbiamo le conoscenze per dire se fai così guarisci. Quante volte mi hanno detto se prendi questo farmaco vai a posto? Ma è che è vero, l'abbiamo preso e siamo andati a posto. C'è gente che si ammala e guarisce senza problemi e c'è gente che si ammala che poi fa il Covid lungo che dura mesi. Perché? Che ne sappiamo noi? Perché c'hanno questi? Quindi, quando io sento parlare di scienza, cioè di certezze, io ho il terrore. Lo scienziato, quello che noi chiamiamo scienziato, è un ricercatore più o meno capace che cerca di avvicinarsi a una verità che probabilmente la sua vita non raggiungerà mai. Arriva vicino al più verosimile. Cioè, la mia spiegazione è la più verosimile per oggi, fino a smentita, cioè fino a prova contraria, questa forse è la realtà che io vedo, ma la vedo io. Un altro può vedere in maniera diversa. Senta, quindi il fatto di pubblicare su riviste prestigiose non dà allora, non anche dà credito, sulle riviste prestigiose lavori in doppio cieco con tutte queste belle storie. Allora, questo qui va detto perché sennò giochiamo a rimpiattino. Le più grandi riviste americane sono stati chiamati direttori dal Congresso americano e sotto giuramento. Non sto dicendo scemenze, ma sono documenti ufficiali. Sotto giuramento hanno dichiarato che il 70% dei loro lavori sono falsi. E non lo dico io, l'ho detto loro. In Parlamento, sotto giuramento, va bene? Da Lancet, da Nature, da Science, a JAMA, tutti. L'hanno detto chiaro e tondo. Perché sono sotto scacco, sono sotto ricatto delle grosse aziende. Quindi io dei lavori scientifici mi fido molto poco. Allora, dopo questa dichiarazione, cos'è venuto fuori? Alcune persone hanno detto, no, non si può una roba del genere. Allora mettiamo in piedi una società di gente che fa la revisione. Va bene? E hanno inventato la Cochrane. La Cochrane è una società estremamente seria. È stata fondata da persone molto serie. Se un lavoro è validato dalla Cochrane, possiamo stare tranquilli che quel lavoro è corretto, va bene? Quindi i risultati sono corretti. Ma
il vicepresidente, uno dei fondatori, vicepresidente, che era anche riuscito, Goetschel si chiama, è un danese, che è riuscito anche ad avere, a far avere alla fondazione Cochrane i soldi del governo danese, quest'anno è stato sbattuto fuori. Ora, non so cosa stia succedendo, però questo che è una persona che ha scritto anche un bellissimo libro che vi invito a leggere, che si chiama Farmaci letali e crimine organizzato, va bene, è un bellissimo libro, va bene, Farmaci letali e crimine organizzato, vi fa vedere un po' come funziona il sistema, vi fa vedere proprio tutto quello che c'è dietro. Allora, con questi presupposti io dei lavori scientifici di validazione funzionale per una vendita di un farmaco mi starei piuttosto attento, va bene? Starei piuttosto attento perché tutti dicono ah, è pubblicato sul Lancet, però sul Lancet Ujama hanno detto il vaccino funziona bene e perché il British Medical Journal ha detto che è una boiata? Me lo spieghi qualcuno, ha detto, cioè non proprio una boiata, ma ha detto insomma stiamoci attenti perché c'ha qualche criticità, il British Medical Journal. Quegli americani invece hanno detto no, no, tranquilli, va bene. Stiamo parlando del vaccino che è considerato però una terapia genica. Ecco, però, anche. Io non voglio entrare nel fatto che sia buono o cattivo, però dicono, ah, l'hanno validato le riviste scientifiche, già con questi presupposti non ci sarebbe da crederci tanto, ma mettiamo anche che siano veri. Ma per quale motivo due dicono che funziona da Dio e l'altro ha messo un po' il freno, perché il British Medical Journal ha detto chiaramente, dice, calma e sangue freddo, vediamo i dati, vediamo, poi magari approverà anche lui. Lei dice a proposito dell'immunità che dà, insomma. Cioè, esatto, in perché è una questione di immunità che poi la dà per poco tempo, no? Cioè noi non sappiamo neppure se le persone che hanno fatto la malattia hanno l'immunità, le facciamo un vaccino, questo è un delirio d'onnipotenza, eh. Cioè, se la persona non sa quanto tempo gli dura l'immunità, perché io faccio un vaccino e dico, ah, se l'hai fatto sei sano? Ma chi te l'ha detto? Bisogna vedere se hai fatto gli anticorpi. Ora, io dovrei fare un vaccino due volte, poi andarmi a fare un bel prelievo di sangue e andare a vedere se io ho gli anticorpi. Perché se io ho gli anticorpi sono protetto e non infetto. Ma se io non ho gli anticorpi, a parte che non infettare posso essere anche portatore sano, ma se io non ho gli anticorpi non sono protetto manco per niente. La gente pensa che fatta una vaccinazione, la vaccinazione ti protegga, è mica vero, ti protegge se fai gli anticorpi, ma se il mio sistema immunitario non me li ha fatti, io non faccio gli anticorpi, non sono protetto, ma questo è banale, lo capisce anche un questo bambino. Questo vale anche per le altre vaccinazioni, per tutte le noi vaccinazioni, non sappiamo però, la durata della nostra immunità. Però attenzione, i bambini hanno una capacità di produzione di anticorpi che è sterminata, è meraviglioso, cioè il bambino ce la fa, quindi non sto dicendo di non fare vaccinazione, il bambino cioè, viene fuori un disastro. Ecco, non è questo il problema. Però quando noi andiamo a fare queste vaccinazioni così moderne, un po' così senza aver sperimentato per un po' di anni, mi danno un'immunità? Non lo so, può darsi, ma io voglio vedere perché la sperimentazione l'ha fatta su gente giovane e sana. Adesso la stanno facendo le vaccinazioni a persone molto avanti d'età, queste persone, al di là del fatto che possono non avere effetti collaterali, che non voglio neanche pensarli, ma queste persone mi faranno gli anticorpi e io vorrei andarla a verificare. Però, perfettamente ragione, perché penso che questo sia un dubbio più che legittimo. Poi dopo c'è tutto l'altro discorso, se è bene o no andare a interagire con i nostri geni, perché insomma anche quella è una strada un po'... quella è una domanda più complicata ancora. Sì, cioè, io non ho sicuramente le competenze, ho solo il dubbio. Però no, io non voglio entrare in questo ambito. No, ma non entriamo non nemmeno nel merito, cioè, perché poi entrare ci sono... nell'ambito di contestare questo, però... Tutta sta sicumera che la gente dice tanto sono lavori pubblicati, io ci andrei cauto. Ecco sì, andiamo a sgretolare un po' queste, cioè, lavori queste pubblicati certezze. Se è fatto in doppio cieco, tutto quanto ha fatto per bene, ma questi non li hanno fatti, li ha fatti di corsa, perché per fare un multicentrico con più centri insomma, bisogna anche investire e poi avere tempo. Certo, bisognerebbe chiedere a chi sta utilizzando il plasma iperimmune in quale lasso di tempo si possono veramente realizzare le sacche, ecco, cioè i donatori sono, come sapete, persone che hanno fatto il Covid anche piuttosto. Non è vero, non sono persone che hanno fatto il Covid, calma e sangue freddo. Mio Dio, ma io l'ho sempre sentita sono così. Sono persone che hanno fatto il Covid e hanno almeno 160 di carica, sono iperimmuni. Perché se io ho fatto il Covid e ho 30, 40, 50, come ha fatto lo stesso esperimento per massacrare la terapia
con gli anticorpi del sangue iperimmune, l'hanno fatto in India. In India hanno preso persone, gli hanno fatto le sacche con una immunità di 40-50, con un'immunità di 40-50 non funziona, devi avere almeno 160. Infatti la parola iperimmune giustamente ci dovrebbe... quindi persone che l'hanno fatto, ma non necessariamente in maniera forte, l'hanno... di solito però sono reclutati non è, non tra è, non le è un problema persone. Di averla fatta forte o meno, è la capacità di produrre gli anticorpi. Se lei ha fatto una malattia con sintomi o senza, ma ha generato una forte carica di anticorpi, quel sangue può essere dato e può servire. Ma se io ho fatto la malattia, anche asintomatico o sintomatica, ma ho generato una quantità, non dico irrisoria, ma bassa di anticorpi, io sono protetto, ma questo mio sangue, se lo do, non serve a un accidente. Peccato che non sono riuscita nemmeno in questa stagione ad avere il dottor De Donno, se no gli avrei chiesto molto, non solo a lui ma anche alla non sua tanto, equipe. L'equipe. Non è lui, è l'ematologo. Esatto, è l'ematologo sì. Che deve chiedere, ma sì. È proprio lui che mi dice, cioè, ci dicevo provo. Lui queste cose qua. Ha ragione, è molto interessante è anche questo. Ma è lui aspetto. Che l'ha detto, dice, il lavoro che ha sbugiardato De Donno, no? Che poverino l'hanno massacrato, è stato fatto in India ma era sbagliato, perché l'hanno fatto con dosaggi assolutamente di anticorpi sottodosati e questi non funzionano, è normale, va bene? Quindi ne vedremo delle belle. Questo dimostra Lozio. Che se io voglio fare un lavoro e lo voglio massacrare, mi ci vuole poco, come hanno fatto quel lavoro sulle tossicolochina, che hanno detto non serve a niente, non fate qui, fate là, poi l'hanno dovuto persino ritirare perché era un imbroglio. Cioè se io voglio fare un imbroglio con i numeri, cioè, gli statistici sono dei geni, cioè, sono bravissimi a girare con i numeri, quindi se io voglio smanettarci dentro, io posso dimostrare tutto e il contrario di tutto. Io invece di rassicurarci ci sta letteralmente attenzione, mandando esistono a pezzi, poi dottore. Dei lavori ben fatti, fatti bene, uno li vede, uno che del mestiere li vede, e questi lavori ben fatti, io non li contesto, ci sono Dio santo i lavori ben fatti, non è che non ci sono, cioè ci esistono, perché la scienza si basa, cioè la scienza, la ricerca si basa sui lavori che poi siano riproducibili, quindi assolutamente, no. Le faccio un esempio così capisce, se io parto con 1000 persone, va bene, e 100 rispondono, io ho un'attività del farmaco che è del 10%, ma se io prendo 500 persone, 100 rispondere del 20, va bene? Allora, dipende da quante persone parto. Se io quando parto a fare una sperimentazione non comunico prima quanta gente metto in terapia, io alla fine posso girare le mie percentuali al 20, 25, 30, ti giro come voglio, che io tiro via la corte di partenza, mentre, e Cochrane lo chiedeva, se io prendo 1000 persone e tu fai il lavoro su 1000 voglio andare a vedere come funziona. Cioè tu mi devi dare tutti i dati, tutte le fonti, va bene? Ma tutte le fonti su questo vaccino pare che arriveranno nel 2024. Pare, quindi... Mamma mia, allora, avete visto, siamo quindi, andati... c'è un po' di maretta, adesso speriamo che chiariscano le cose, perché voglio capire anch'io, ma voglio che tutti capiscano, perché... No, perché siamo anche un po' tutti un po' arrabbiati, delusi, allora, frustrati, ma anche un po' arrabbiati. La gente accetta di andare in galera, perché lockdown vuol dire galera, dura, va bene, traduzione dall'inglese vuol dire stare in prigione. L'accetta se c'è un motivo. Ma se i motivi sono questi, calma e sangue freddo, perché bisogna vedere un attimino come mettere le questioni, perché se ci basiamo su questi lavori, adesso da domani verrò massacrato sicuramente da tutti, però il problema è che i lavori scientifici sono fondamentali, ma vanno fatti bene. Vanno fatti bene perché se io li faccio male posso fare dei danni. E siccome partiamo, come dicevo prima, da un presupposto pessimo, va bene, dopo hanno messo un po' a posto, perché adesso hanno migliorato la situazione, dopo questa audizione fatta un po' di anni fa, hanno migliorato. Però vedete, la FDA americana, che dovrebbe certificare i dati, ricordiamoci che lo stipendio di chi lavora all'FDA americana è pagato dalle aziende che lei dovrebbe controllare. Questa è la realtà dei fatti. Mi pare che sia un palese conflitto di interessi. Appena. Il problema è così. Loro cercano di essere onesti, puliti e tutto. Però attenzione, lo stipendio glielo pagano gli altri. Non è statale. L'EMA è meglio, l'AIFA è meglio, perché siamo già più... diciamo, le persone sono pagate da qualcun altro. Sono autonome, certo. Ma l'FDA americana qualche volta di qualche porcheriola l'ha fatta, tanti schede negli armadi. E si ha fama di essere piuttosto severa, ecco. Eh sì, è abbastanza severa, però
quando vuole fa. Ci molle. Per esempio, c'è stata la famosa bega, non ha creato problemi grossi, però quando hanno fatto la dieta mediterranea, va bene, hanno detto la pasta fa bene di qui di là, perché l'FDA americana era stata pagata dai coltivatori di grano dell'Iowa, i quali hanno pagato per dire che la dieta mediterranea era la base di pasta, quando invece l'ONU aveva stabilito che non c'era mica la pasta, la verdura. Va bene, questo era. Quindi la dieta e questo si allaccia anche al nostro argomento. Quindi se noi vediamo la piramide alimentare attuale, esatto, che è corretta, vediamo che alla base c'è la verdura, mica la pasta. E questo perché hanno visto, poi è stato arrivato Obama che ha sbattuto fuori tutti quelli dalle altre, no, basta, cioè, l'avete fatta grossa, va bene? Perché l'avete fatta. E questo per una questione sul grano, capite? Ma dopo noi dobbiamo andare a vedere, per esempio noi mangiamo grano, tanto per tornare al discorso. Sì, infatti abbiamo già consumato tutta la mezz'ora, mi fa piacere, perché probabilmente lei aveva l'esigenza di esternare questa cosa, io avevo l'esigenza di sapere, ma interpretando anche un po' il sentimento della gente, cioè non se ne può più veramente di vedere uno che dice una cosa, uno che ne afferma esattamente. Sì, esatto. Non parliamo anche di quelle decisioni che vengono prese dal nostro governo, in sostanza. La medicina non capisci proprio più niente. Dovrebbe essere abbastanza seria la medicina, dovrebbe essere abbastanza seria, perché si parla della salute delle persone. Come no, la cosa più importante. Quando si sente in televisione, apri 5 canali, senti 5 pareri diversi, prima di tutto capisci che di scienza qui non esiste, perché qui è spannometria pura, perché uno dice una roba, uno dice l'altra, se apre le scuole muoiono tutti, cioè insomma, menarogna d'inferno. Io mi ricordo quando all'inizio di maggio dissero se aprite tutto a giugno avremo 180.000 persone ricoverate. Nessuno. Quando il Napoli ha vinto la Coppa Italia, che hanno fatto festa, hanno detto qui morti di qui, morti di là, neanche uno. Allora, cioè io c'ho buona memoria, queste robe qui sono state dette in televisione e sono delle panzane grosse come una casa. Quindi vediamo di cercare di capire, perché la gente oggi è frastornata da 100.000 informazioni che non si capisce assolutamente nulla. Beh, cioè se gira 10 canali sente 10 pareri diversi, basta, cioè la gente presa così alla fine perde fiducia e perde giusto. Dicevo adesso, vogliono fare il cashback, devi andare non per via internet ma devi andare nei negozi. Ora vai nei negozi, ti danno la multa perché siete in tanti, allora ti decide cosa diavolo devi fare. Cioè vado nei negozi, mi multi, cioè mi dai il cashback e poi io vado per spendere, per incassare, e tu mi freghi perché mi dici no, siete in troppi. Queste incongruenze fanno veramente male, veramente, anche alla psicologia. Denotano una confusione mentale in chi ci dirige, in chi proprio prende queste decisioni, perché sono delle decisioni demenziali, sono dei controsensi, sono delle illogicità di base. E poi abbiamo anche l'altro grosso problema, che quando sentiamo parlare gli specialisti, quelli che sanno tutto, dice, se uno ha buona memoria e va ad analizzare da marzo in poi, hanno detto tutto e l'esatto contrario di tutto, cioè si mettessero d'accordo. Io non sono mica un tutologo assolutamente, non sono un virologo, però qualcosa ne capisco, santa mattina, cioè dicono cose e il contrario di tutto, cioè non se ne può più. Cioè io dico un po' di chiarezza, arriva il primo ministro dice, oppure il primo, e dice questa è la regola, questa è la realtà, questa è la verità, e ci sia un confronto, perché poi c'è la verità che dicono in televisione e poi ci sono Cavanna, De Donno e gli altri che ti dimostrano l'esatto contrario, il Consiglio di Stato che adesso dice l'idrossiclorochina va benissimo. 8 mesi senza idrossiclorochina perché uccideva e sterminava la gente. Dai, per piacere, cioè questa chiarezza la gente non capisce più. A quel punto tutti questi scienziati fanno la figura dei ciarlatani, mentre ci sono persone che sono serie. Ora torniamo a fare le persone serie. Davvero. E parliamo delle cose vere. Okay. D'accordissimo, e penso che anche il nostro pubblico. Adesso basta. Abbiamo 2 minuti e 22 per parlare di sindrome, di iniziare a parlare di sindrome metabolico. Però penso che anche questo sfogo abbia un po' calmato anche gli animi dei nostri telespettatori. Oh, siamo tutti così, siamo tutti in questa tutti situazione psicologica. Tesi, ma non è una bella situazione. Cioè, poi, momento, io vivo in un posto bello, c'ho il giardino, c'ho il bosco, cioè io ho e la c'ho il mare. E c'ho il mare, quindi. C'ho tutto, io sono fortunatissimo,
per me che mi hanno chiuso un mese e mezzo, è andata bene, perché io mi sono preso in giardino una rete e giocavo a golf nel giardino, non me ne fregava nulla che sono potuto andare a giocare, chi se ne importa, ma io sono fortunato. Molto fortunato, ma la gente che non è così come me, gente che vive in 60 metri quadri in quattro diventano matti, a stare dentro tre mesi. L'abbiamo detto più volte anche nella mia famiglia, cioè noi che abitiamo noi in campagna, così che abbiamo molti spazi, sì, non abbiamo forse sofferto come chi realmente vive magari anche nelle grandi città. La grande città è un tormento, ma non si può stare dentro, chiuderli sti poveri cristi qui, chi bambini chiusi dentro, non vedono i cani, cioè, io ho due cani, tra un po' li impresto, così andavano in giro la gente, cioè dai, cioè, i cani poi si sono stufati di andare infatti in giro. Questa sera, arrivando qui in studio, l'unica persona che ho incrociato era con un cagnolino, sì, perché per il resto zero assoluto, tutti chiusi in casa, così va bene. Sì, ma anch'io stasera devo dormire qua perché non posso andare, non posso muovermi perché non è troppo, finisco alle 11, coprifuoco alle 10, già uscire, devo guardare che non ci sia nessuno. Ma no, dai, abbiamo la giustificazione. Allora, chiedo ai nostri telespettatori di incominciare, se vogliono, anche a telefonare. Adesso noi osserveremo la pausa pubblicitaria, ma vedrete che poi nella seconda parte ci riprendiamo, andremo dritti filati a spiegarvi tutte le cose che i nostri batteri, perché poi alla fine i protagonisti sono loro, ci fanno nel bene e nel male, attivando questa sindrome metabolica, però magari possiamo trovare anche una risposta, vero? Sia propositiva. Assolutamente. Olle, meno male. Assolutamente. Almeno chiudiamo con un pochino di speranza. No, si può risolvere bene. Ecco, perfetto. Vi aspettiamo tra un minuto e mezzo circa. Eccoci qua. Allora, la sindrome metabolica, vorrei chiedere innanzitutto, so che abbiamo un'apertura degna di effetto cinematografico, però che cosa si intende esattamente per sindrome metabolica? Sono cinque fattori che si manifestano contemporaneamente, o perlomeno almeno tre fattori su cinque, che sono l'iperglicemia, i trigliceridi alti, il colesterolo alto, l'ipertensione e il giro di panza un po' alto. Va bene? Allora, di queste cinque patologie, io ce n'ho solo una, giro panza e basta. Le altre quattro sono perfettamente in regola, quindi io non ho la sindrome metabolica, io ho la ciccia e basta. Tanto per essere, prima che poi qualcuno poi mi vede, cioè, dica, l'ha scelto l'argomento. No, l'ho scelto perché. Allora, bene, no, l'importante è. Allora, nella sindrome metabolica, la causa maggiore di tutte le problematiche è il diabete. Allora, ci sono i due tipi di diabete, una cosa che sembra una barzelletta, ma sono otto, va bene? Sono tre più cinque. I tipi di diabete sono otto in totale. Noi ci occuperemo in questa giornata, che se no se ne finisce più, di due tipi di diabete. Cioè il diabete mellito di tipo 1, in cui non c'è l'insulina, e il diabete di tipo 2, in cui c'è l'insulina ma mancano i recettori. Il diabete di tipo 1 sono circa 200.000 all'anno, mentre i diabeti di tipo 2 sono 3 milioni e mezzo, quindi sono numeri importanti. Perché ho scelto questo? Perché noi abbiamo un delirio di onnipotenza, noi crediamo di poter dominare il mondo e questo non è vero, se mi fate vedere, sì. Perché noi abbiamo ricevuto nella Bibbia, va bene, l'obbligo di conservare, coltivare e custodire, non di farne scempio della terra, custodirla, se non magari tutta così, perché poi sono leoni, cammelli, orsi, c'è un po' di casino lì dentro, c'è un po' di tutto, va bene. Però è la conservazione. Bene, noi abbiamo un mondo che oltretutto è governato dai batteri. Ed è obbligo della gente sapere questo, perché quello che io trovo che è veramente importante, fondamentale, è che la gente diventi curiosa. Va bene, la curiosità è l'unica molla che non fa morire, perché una persona che non è curiosa è morta a 20 anni, anche se ne ha 20, ma non è curioso è già morto. È un morto che cammina, poi morirà più avanti. La curiosità è l'unico motivo d'essere. E non lo dico manco io, ma l'ha detto il grande Dante Alighieri, va bene? Con Ulisse,
va bene che lo disse chiaro, fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Cioè, la curiosità, il dover sapere, il dover esplorare, il dover arrivare a capire. Ora, questo qui tra l'altro è un quadro, va bene, del Dorè, Gustavo Dorè, era un disegnatore che ha fatto la Divina Commedia, ma la cosa bella è che questi posti che lui ha disegnato si trovano in Spagna vicino a Malaga. C'è una città dove è nata una brutta roba che è la Corrida. Nella città dove è nata la Corrida, perché sono ammazzati i voritori, non capisco perché, ma comunque... Torturati anche. Va bene. In ogni caso, dove è nata è questa città dove ci sono queste strutture molto strane in cui Gustavo Dorè ha preso ispirazione. Vabbè, chi ha voglia di andare a Malaga vada a farci un giro perché per vedere, merita davvero sì, questa cittadina interna. Va bene. Perché vi dico che bisogna seguire con onestà, virtute vuol dire seguire con onestà la curiosità, ma con onestà. Cosa che io nella mia prima mezz'ora ho detto, insomma, siamo un po' lì, certe volte l'onestà lascia un po' il tempo che trova. Però noi pensiamo di essere autonomi, ma i nostri batteri fanno di tutto, fanno una quantità assurda di funzioni per noi, perché se adesso le vedete un po', adesso sono tutte, questa è bella, ma tiratemene via l'altra, quella elencata, va bene, c'è tutta un'elencazione di funzioni che fanno i batteri, va bene? Tra cui fare per esempio le batteriocine, ci aiutano nella la vediamo questa se riusciamo slide, a vederla, per cortesia, perché sono tante, che ci aiuta ecco, nell'elencazione. Dominano, quindi, dominano la terra. Quindi possiamo veramente affermare che i batteri dominano la terra? Assolutamente e permettono sì, la vita. Sono infinitamente più numerosi di noi, creano l'humus dei terreni, un terreno privo di batteri non è in grado di nutrire la pianta e la pianta non è in grado di nutrire noi, quindi il batterio crea l'humus, in effetti sono i batteri dei lombrichi che poi fanno questo. Ha ragione. I batteri creano le vitamine che troviamo nelle verdure, ma li trovano, producono anche le vitamine all'interno della mia pancia. I batteri creano batteriocine che non sono proprio antibiotici, ma roba simile, comunque uccidono i batteri. I batteri producono acidi grassi essenziali, noi non siamo in grado di produrli. L'acetato, propionato e butirrato, poi lo vedremo dopo, sono tre acidi grassi fondamentali, senza i quali noi non possiamo neanche ipotizzare la vita. Però non sempre sono presenti. I batteri modulano il sistema nervoso e quello immunitario. I batteri sono loro, per esempio si è visto, tanto per tornare sull'argomento del Covid, che il Covid va all'interno della famiglia dei batteri gran negativi, si chiamano prevotellacee, e all'interno di questi batteri loro si moltiplicano. Se io mi moltiplico, cioè come virus, mi moltiplico all'interno di una cellula umana, la cellula umana può mandare fuori una bandiera, un segnale, dire sono impestata da un virus, quindi può chiedere aiuto al sistema immunitario per risolvergli il problema. Ma un batterio no, un batterio chi chiede aiuto? Chiede mica nessuno, poi il sistema immunitario mica certamente andrà a salvare la vita a un batterio patogeno, mai. Non esiste, al massimo si dà una mano per ammazzarlo. Per cui il virus, attraverso i batteri, ha trovato un veicolo ottimale per moltiplicarsi. Per cui quando poi ha un bel numero, bello gagliardo, esce fuori e va a fare i disastri che abbiamo visto. Quindi lì dentro avere un buon sistema immunitario all'interno del suo intestino, ma soprattutto avere una pulizia di questi batteri patogeni che potrebbero essere proprio un serbatoio per i virus, e questo potrebbe spiegare per esempio la situazione di persistenza alla malattia in chi ha il Covid lungo, per esempio, è fondamentale. I batteri per esempio ci tolgono tutti i metalli pesanti, le sostanze pericolose lo fanno attraverso la formazione di una sostanza con l'inositolo e lo fa bene. Ah, ma lo fanno perché c'è sempre stato detto che i metalli pesanti quando entrano in noi restano. No, perché per osmosi attraverso i fosfati vengono portati via, non è mica vero. Cioè si possono tranquillamente portare via, il mercurio può essere portato via, anche il cadmio, tante sostanze. L'unico un po' rognosetto, va bene, è l'alluminio, perché l'alluminio quando fa un legame è molto difficile da staccare, mentre il mercurio si riesce ancora a staccare abbastanza, è molto pericoloso, non è che sto dicendo che il mercurio è acqua fresca, però il mercurio si riesce ancora a gestire,
mentre l'alluminio è più subdolo perché fa più fatica ad andare a far danni, ma una volta che fai danni è difficile portarselo fuori. Ho capito, no, fuori sapevo che si possono attivare sistemi di chelazione, ma che fossero i nostri batteri ad aiutarci non lo sapevo. E poi questa ultima, i batteri regolano la produzione di vitamina D attiva, è un lavoro fatto quest'anno, cioè uno può prendere la vitamina D che gli pare, ma se noi vogliamo avere la vitamina D attiva, cioè non la 25 con le idrossicloroecalciferoli, ma la 1,25 di idrossicloroecalciferolo, abbiamo bisogno di batteri. Prima si pensava, è la D3, quindi? La D3, se io ho la D3, quella che lei prende come D3 non è una vitamina, è una provitamina, cioè non è attiva. Per farla diventare attiva, quindi la gente che per esempio ha una buona quantità di vitamina D, va bene, dice, ah che bello, sono protetto, sto bene della vitamina D. Se non c'è i batteri che aiutano la trasformazione, la vitamina D, quella che serve, non c'è. Ecco, ma lei ci dice sempre che non basta avere il minimo sindacale. No. Sono andata a vedermi gli esami, anche quelli familiari, siamo tutti al minimo. E sì, allora abbiamo c'è questa abitudine abbondato. Di dire. Ecco, però c'è una cosa. Ma allora, se la prendo tutti i giorni, perché non mi si alza? No, mi mancano i batteri? Dipende da quanta ne prende. Dipende da quanta ne prende. Però il problema è questo. Io ho la vitamina D, la misuro quella libera nel sangue. Cioè quella Sì, certo. Però la vitamina D, quando io la prendo, la prima cosa, il primo posto dove va a finire la vitamina D è all'interno dei macrofagi, cioè delle cellule immunitarie deputate alla difesa. Va bene? Quindi, quando io prendo la vitamina D, prima che mi si alzi nel sangue, devo saturare tutte quelle zone dove la vitamina D era carente, che ha ceduto la vitamina D per altre funzioni. Quindi io posso rischiare di prendere magari la vitamina D per un mese, due mesi, e non la vedo alzare, poi improvvisamente in un mese mi schizza le stelle. Perché? Perché prima ho riempito tutto, una volta che ho riempito, a quel punto comincia a salire. Ora non è che mi va le stelle, perché poi quando mi va a 60-80 mi va più che bene. Perfetto. L'ideale è averla comunque sempre sopra i 60, va bene? Questo è l'ideale della vitamina D, perché è il valore corretto che permette, soprattutto, quindi abbiamo la certezza, che permette al macrofago di produrre insieme con la vitamina A, perché la vitamina A, la lezione di giugno, lavora sempre in coppia con la vitamina D e la A, sempre insieme. La vitamina D produce le catelicidine, che sono il più potente antivirale conosciuto, uccide qualsiasi virus, dall'Ebola al Covid, in pochissimo tempo, va bene, meno di un minuto. Però adesso cominciano a dire che la vitamina D sarebbe utile. Per fare tanto un po' di polemica, non ne hanno mai parlato, però quando alla metà di settembre hanno chiesto ad Anthony Fauci lui che cosa faceva per proteggersi, ha detto io mi prendo la vitamina D. Perfetto. Però potevi dirlo pure agli altri. A noi non solo ci hanno censurato varie trasmissioni per la vitamina D, ma ci hanno anche richiamati, minacciati, però multati. L'ha detto di Fauci. No, l'ho detto io di mia iniziativa, ecco. L'ho lasciato dire ad alcuni medici. Però il concetto è che la vitamina D produce questo, poi produce anche le defensine che invece sono antibatterici, quindi sono le armi con cui il nostro sistema va a difendersi, quindi la vitamina D. Però il problema è che non si capiva perché gente con la stessa quantità non riuscisse ad avere una buona regolazione. È un lavoro pubblicato a settembre di quest'anno in cui si è dimostrato in America che non è soltanto il valore della vitamina D e che conta, neanche l'assunzione, ma la tipologia di batteri che sono in grado di produrre di attivare la vitamina D. Cioè il rene. Lei lo sa che batteri sono? Come? Lei sa di che batteri per adesso, stiamo parlando? No, si sa soltanto che ci sono un certo numero di batteri all'interno, si sta cercando di capire quali sono i batteri specifici che lo stanno facendo. È stata un'osservazione, perché hanno visto gente di San Diego che aveva tanta vitamina D, ma non attiva, e invece gente di magari di Denver o del Colorado, esatto, dell'interno, che invece aveva la vitamina D ed era attiva, dipendeva proprio dall'equilibrio dei batteri nell'intestino. Ma non è solo quello, perché vogliamo tornare per esempio alla nostra sindrome metabolica. Sì. Allora, la sindrome metabolica, che poi è quella che a noi più ci costa, per adesso lasciamo perdere un attimo il diabete di tipo 1, quello insulino dipendente. Quando noi abbiamo noi mangiamo zucchero, lo zucchero entra nel sangue, poi attraverso l'insulina può andare o a formare glicogeno o andare a nutrire le cellule, va bene, uno dei due sistemi lo deve andare a fare, va bene. Però come fa ad andare lo zucchero, cioè il glucosio, dove serve? Va bene. Questa è una domanda che è curiosa.
Cioè io mangio, io ho una cena, per esempio, io lavoro tanto di braccia, avrò bisogno di energia alle braccia, sono con le gambe, sono fermo, il mio zucchero andrà nelle braccia piuttosto che nelle gambe, ok? Come faccio io a sapere dove mandarlo? Il sangue scorre in tutti gli organi, sì e no, perché sono 5 litri, il corpo è grosso, quindi far andare il sangue in tutte le parti non è così semplice. Allora, noi abbiamo all'interno delle nostre cellule una struttura, si chiama un enzima, si chiama AMPK, è una proteinchinase AMP dipendente. Vedete tutte queste AMPK, tutte maiuscole. Questa molecola è il sensore della necessità energetica. Allora, quando io ho benzina nel mio serbatoio, va bene? Io vado tranquillo, quando io consumo la benzina e vado sulla spia rossa, la spia rossa è questo AMPK, cioè si accende questa spia. Aia, guarda che tu la benzina, se non ti fermi, tra un po' resti a piedi. Quindi, quando si attiva questa AMPK, questa fa esprimere sulla superficie della cellula un recettore per l'insulina, va bene? L'insulina arriva con lo zucchero, lei si ferma su questo recettore dell'insulina, c'è una foto, se poi riuscite a farmela vedere così riusciamo a immaginarla in maniera più semplice, questo recettore mi attiva, vedete, là sopra c'è il recettore, arriva l'insulina, mi attiva un sistema abbastanza complicato di fosfati, mi prende, vedete in basso, quella rotellina con quelle due robe viola, questa roba viola va sulla superficie e fa entrare quegli esagoni rossi che altro che non sono che gli zuccheri, va bene? E quindi funziona. Allora, io ho la MPK che è il mio sensore, la mia lancetta dice guarda che non c'hai più benzina, stai attento perché sennò stai a piedi. Allora questo mi fa esprimere qui il recettore per l'insulina, il recettore per l'insulina si attiva, prepara questo GLUT4 e il GLUT4 fa entrare lo zucchero e quindi lo zucchero poi entra nel metabolismo e produce benzina. Stiamo quindi parlando solo di zucchero bianco o intende no, glucosio, glucosio. Glucosio, non stiamo parlando è uno zucchero chimicamente, certo, anche la pasta sì. È uno zucchero, è anche vero. Le fibre è uno zucchero, sì, quindi sì. Sono tutti zuccheri. Però in questo momento noi stiamo parlando dell'attivazione del sì, esatto, del glucosio, quindi noi abbiamo il glucosio che mi entra dentro. Questa è la normalità. Allora, se io ho la fame, cioè se io ho bisogno di far benzina, la MPK funziona, però anche lì mica sempre. A volte può succedere che ci siano delle sostanze, va bene, che vanno a interferire con questo sistema. La sostanza che è stata scoperta proprio poco tempo fa è una sostanza derivata dall'istidina, che è un aminoacido. L'istidina, durante la sua degradazione, crea un intermedio, va bene, quindi un pezzo, va bene, che si chiama imidazil propionato. Nomi complicati, ma non è un problema. Questa sostanza, va bene, è una rogna, perché che cosa fa? Va a rompere, è come se fosse un chiodo, che sul serbatoio, sulla lancia del serbatoio, si ferma qui e non la fa mai andare sul rosso. Quindi cosa succede? Che io consumo benzina, sono senza più benzina, mi devo fermare a fare il pieno, ma non mi si accende la spia rossa. E cosa succede? Che resto a piedi, poco ma sicuro. E la cellula non funziona, va bene? Quindi, quando io ho un problema di nutrimento delle cellule, io ho bisogno che questo sensore funzioni bene, quindi ho delle sostanze che sono degli attivatori diretti o indiretti di questa sostanza. La metformina, che è un farmaco usatissimo in questo ambito, è un attivatore indiretto di questo MPK. Però la metformina, va bene, attiva la MPK, ma la MPK è regolato, quindi il mio distributore viene attivato, guarda che qui tra un po' c'è un distributore di benzina, quindi ti conviene andare. Però è regolato da chi? Da tre
sostanze che sono l'acetato, il propionato e il butirrato. Queste tre sostanze prodotte dai batteri sono i regolatori della MPPAC, quindi la metformina ti dà un segnale, fermati, ma sono gli altri tre che ti permettono di fermarti. Sono questi tre, quindi tre che regolano, che devono essere d'accordo con la metformina. I famosi acidi grassi, quindi, a catena corta. Sì, a corta. Quindi catena. Che cosa voglio spiegarvi? Che chi regola effettivamente la glicemia nel sangue e nelle cellule non sono meccanismi strani, ma sono tre acidi grassi rigorosamente fabbricati dai batteri. Quindi se io non ho i batteri che mi fabbricano questi acidi grassi, e questi acidi grassi si fabbricano mangiando le verdure, perché i batteri li producono per fermentazione delle verdure, va bene? Con la R rotolante, va bene? È fondamentale mangiare le fibre, va bene? Perché dalle fibre si ricavano queste sostanze. Bene, io ricavo queste sostanze vanno in tutte le cellule. Tutte queste cellule hanno questo regolatore raffinato, va bene, dell'attività, perché bisogna stare attenti che avere troppo zucchero, troppo poco, non va bene. Cioè io posso metterci dentro tanto, beh, metto dentro 80 litri, ma se mi ho sempre da 50, 20 li butto via. E vado a sporcare per terra, vado a creare un ambiente, posso creare danni, posso infiammare, cioè posso fare mille cose. Io devo prendere quello che mi serve, in base a quello che sarà il mio consumo. Quindi io devo stare molto attento, io non posso avere una quantità eccessiva, una quantità bassa, quindi deve essere tutto misurato con precisione. Bene, questo lavoro lo fanno questi tre acidi grassi, quindi loro sentono i vari stimoli, sentono le varie necessità, dice guarda che stai facendo, c'è il distributore, dice guarda non mi posso fermare, quindi lascia perdere, tu caro la metformina fa quel che vuoi, io devo andare dietro perché devo arrivare, va bene, allora adesso non c'ho tempo, oppure c'è poco zucchero in giro. Loro decidono come si deve comportare la MPK nella segnalazione, perché lui è un passivo, la MPK è un segnale, è la lucina rossa della riserva che si accende, cioè lui non ragiona, cioè non è una molecola che ragiona. Chi la fa ragionare sono questi tre. Sono, se noi volessimo metterla in una forma semplice, va bene? Adesso cerco di spiegarmi. Voi dovete pensare che i batteri, ora, da MPK è una trireme romana, va bene? L'avete presente, le trireme romane. I batteri sono i vogatori, quelli che sono ai remi, che remano, va bene? E sono loro che regolano. La metformina è quel, sotto sono, erano tutti grossi e neri, che col tamburo danno il tempo, va bene? Ma danno il tempo, ma se sono d'accordo i rematori. Quindi se voi avete tanti rematori, la nave con poche palate si muove veloce, ma se voi avete pochi rematori, perché avete ammazzato i batteri che fabbricano queste sostanze, avete pochi rematori, quei pochi per avere la stessa risposta devono remare più velocemente, quindi il ritmo aumenta, ma più aumenta il ritmo e più i rematori calano, continuano a calare, non riesce la MPK a funzionare, quindi la tireme non riesce a lavorare e a quel punto viene trainata da chi? Dall'insulina, e si fanno le punture di insulina, perché la metformina non ce la fa più e devo usare l'insulina. Allora, ecco, questo spiega perché molti diabeti cosiddetti di tipo 2, non insulinodipendenti, all'inizio, ma nell'arco di qualche anno, vanno incontro hanno, subiscono questa dopo evoluzione. La metformina, e non si capiva neanche per quale motivo, per quale meccanismo, questa metformina cominciasse a non funzionare. Inefficace, sì. Dice, ma sempre funziona. Il motivo è proprio questo, c'è questo imidazol, porca miseria, l'ho detto prima. Adesso forse di parlare con la foga. Sì, no, ma non, sì, proprio non nato, ha importanza. Imidazol proprio nato. Questa molecola che fa da zeppa al sistema, cioè si infila dentro e blocca la capacità sia della MPK, sia quindi del mio sideratore, sia della metformina di funzionare. Non c'è verso. E a quel punto io devo sempre prendere più metformina, sempre di più, fino a quando devo prendere l'insulina. Quindi il lavoro di regolazione del metabolismo, quindi la capacità di andare a modulare la fame di zuccheri,
È una cosa complessa, ma sono i batteri, loro direttamente e indirettamente attraverso i loro Perfetto. Prodotti che sono l'acetato, il propionato e il butirato. Perfetto. Ma non è finita lì. Abbiamo ancora 4 minuti. Non è finita lì, perché noi abbiamo anche il nostro butirato, cioè il nostro propionato, che viene assimilato dal corpo e va nel fegato. Il propionato è una molecola che attraverso un meccanismo, se volete lo dico, succinato, fumarato, salicilico, citrati, una cosa un po' complicata, va a decidere, ed è il propionato che lo decide, se l'alimento, cioè lo zucchero che è arrivato, il glucosio che è arrivato, deve diventare ciccia o deve diventare energia. È lui che lo decide, perché va a lavorare su una molecola che si chiama salacetico, che è un interruttore. Se lo giri in un senso, va verso quello che si chiama il metabolismo del glucosio 6-fosfato, se no va nel sistema del citrato. Quindi il propionato, se è mancante, cioè se non ce n'è, tutto quello che arriva nel fegato diventa VLDL, LDL, colesterolo, trigliceridi e acidi grassi liberi, cioè una rogna, tanto per essere chiari. Quindi avere i batteri, mangiare anche le verdure, perché se non mangi le verdure poi... Quindi per mantenerli in buona salute i batteri dobbiamo mangiare le verdure, giusto? Verdure e fibre, anche il grano integrale, il riso integrale, fibre. Va bene? Quindi se no dopo mi scrive solo verdure, miseria, bastano anche le fibre. Ma la fibra è fondamentale per questo, perché è il cibo prediletto dei batteri. Questi batteri mangiano, producono acido acetico, propionico e butirico, e queste tre sostanze vanno a regolare il metabolismo epatico attraverso il propionato e l'acetato. E il butirato invece servono per nutrire l'intestino. Perché? Perché l'intestino non viene nutrito da nessuno, perché 400 metri quadri di superficie non può essere nutrita dai cibi che il fegato lavora. Quindi transita il cibo, passa nella vena porta, va nel fegato, il fegato lavora, fa quello che deve fare e poi lo dà a tutti, tranne che all'intestino. Perché la natura ha detto, ti passa l'ira di Dio davanti, arrangiati, mangia quel che c'è. No? E allora le cellule non hanno certi metabolismi, e allora che cosa succede? Arrivano i nostri batteri probiotici, i quali prendono la fibra, la frazionano, ottengono zucchero, va bene? Perché poi alla fine sempre il glucosio è, perché il glucosio che arrivi da una fibra, che arriva da un amido, sempre quello è, perché è un mattone, è una piastrella, perché il legame alfa è una piastrella di un pavimento. Invece il legame beta è fatto così, invece che essere planare è a scalare, quindi è come quello di un gradino, ma però la molecola è sempre quella. Quindi prendono le fibre, le trasformano in acetato e butirato e danno energia, forniscono loro l'energia diretta alle cellule, le quali attraverso la produzione energetica riescono a produrre muco, riescono a produrre enzimi, riescono a fare tutto quello che devono fare. Quindi avere i batteri nel nostro intestino non è una roba banale, cioè non si campa perché non si assorbe, e la sindrome metabolica, cioè colesterolo, trigliceridi, poi la pressione alta e la glicemia, il giro pazzo, sono quindi tutte collegate, e il punto proprio di collegamento consiste in questa carenza di batteri o inefficienza di batteri, inefficienza o incapacità di produrre. Se ricordo bene, lei, il dottor Lozio, ci ha detto che purtroppo il nostro patrimonio dalla nascita si va poi impoverendo anche. Non di lattobacilli, che comunque non sono metabolici, ma di bifidobatteri, che sono proprio quelli che fanno questo lavoro. Sono proprio loro. Ah. E fanno questo lavoro e poi fanno anche altri lavori estremamente importanti. Una cosa sola volevo aggiungere, poi termino. Il streptococco parasanguinis, si è visto, questo batterio, è lui il principale produttore di quell'imidazol propionato. Ok? Di questo lo sappiamo, va bene? Quindi la prima roba da fare è ranzare, pulire, tirare via tutti questi batteri che possono creare problemi.
Perché possono diventare patogeni in sostanza. Possono creare una patologia, non loro direttamente. Ho capito, però favorire il terreno per lo sviluppo di una patologia. Esatto, perché se io vado a metterci la zeppa sulla MPK, creo un deficit energetico. E qual è la malattia più comune da deficit energetico? La fibromialgia. È la roba più semplice. Se io non ho energia, sono con dolore da tutte le parti. Quando uso una gamba, ho quasi i crampi. Perché? Perché non mi arriva da mangiare. Quindi il problema anche di una fibromialgia, non dico che questa sia la causa di tutto, ma una causa è sicuramente una disbiosi e un'alimentazione scorretta. Sempre lì arriviamo alla disbiosi, purtroppo. Beh, facciamo una piccola pausa. Se voi dovete telefonare, ovviamente cercate di attenervi al tema della serata, che tra parentesi è molto ampio, perché è più ampio di così, la sindrome metabolica, avete sentito, e nell'ultima parte riusciremo anche a dialogare un po'. Grazie. Eccoci qua, bene, il mondo è molto complesso, soprattutto il nostro mondo interno, il nostro funzionamento è davvero drammaticamente complesso. Per fortuna che ci sono i batteri, di cui tra parentesi fino a 10-12 anni fa sapevamo dei batteri, ma del nostro microbiota non sospettavamo l'esistenza e soprattutto l'importanza della funzione che viene svolta. Io durante l'intervallo chiedevo al dottor Lozio, sì vabbè, abbiamo spiegato bene per il diabete, tra parentesi c'era la domanda che così galleggiava nell'aria, perché è stato fissato il valore alla soglia dei 125, no? Però chiedevo anche al dottor Lozio, sì, ma va bene per il diabete, abbiamo capito, ma che cosa c'entrano i batteri poi anche con l'innalzamento della pressione, o che collegamento c'è tra, che poi fa parte, l'ipertensione fa parte poi della sindrome metabolica proprio, esatto, è una delle, esatto, diciamo, una delle caratteristiche classiche, anche se devo dire per la verità che l'ipertensione la noto ormai in persone sempre più giovani, perché uno penserebbe che tutto questo ti succede verso i 50 anni, no? Cioè, sarà mica vecchia a 50 anni. No, no. Cioè, dottor Lozio, figuriamoci. Putt. Però anzi, io farei i salti mortali all'indietro. C'è gente già 30 anni che comincia ad avere problemi, caspita, di pressione. Cioè, perché una volta queste cose le sentivi, ad esempio il diabete mellito, il diabete di tipo 2 di solito si accompagna un po' con l'invecchiamento, ma oggi tutto è a scalare, cioè tutto inizia prima. Allora, intanto cominciamo da questa diapositiva, sì, per fare un riassunto veloce. Voi vedete un pancreas sano, butta insulina. Qual è il pancreas, scusa? Quello in cima, quello lungo. Ah, è fatto così il nostro pancreas? Sì, è fatto così. C'è la testa che sta verso il duodeno e la coda dall'altra parte. Libera attraverso la produzione delle ghiandole beta, butta fuori l'insulina, l'insulina va sul recettore, il recettore attiva quel trasportatore ed entra tranquillamente la molecola di glucosio. Nel diabete di tipo 1 noi non abbiamo l'insulina, è morta. È morta, non la viene prodotta. Non è prodotta perché di solito è il sistema immunitario che ha aggredito le cellule beta e le uccide. Per cui non avendo l'insulina non ho il GLUT4 attivato e quindi chiaramente non posso fare entrare lo zucchero. È una situazione molto grave quella, eh? Sì, è parecchio grave, però se non c'è l'insulina non c'è mica. Ma poi l'insulina non fa solo quello, perché se serve, è un anabolico, quindi se io non avessi l'insulina non posso mettere manco massa muscolare, perché il muscolo si forma se io ho l'insulina, se no non si forma, no. Che è un anabolico, cioè è un ormone che mi fa mettere fieno in cascina tutto. Quindi le proteine come muscolo, il grasso, i grassi come ciccia, gli zuccheri come ciccia. Quindi lui è, io dico sempre che l'insulina è un accumulatore. È com'è? Un accumulatore. È zio Paperone. È zio Paperone. Perché non è soltanto un accumulatore seriale, ma è anche tirchio. Per cui fa di tutto per evitare che si spenda, quindi aumentano i dolori, blocca l'adenilato ciclasi, cioè fa un sacco di menate per accumulare e non fare spendere. Mentre il cortisolo al mattino, che è il suo contraltare, è zio Paperino proprio, quello lì è uno sprecone, perché è un catabolico lì, fa disastri. Va bene? L'ultimo forza, invece, è il tipo 2, l'insulina noi ce l'abbiamo, ma ci sono i recettori che non ci sono.
sono stati mangiati via. E quindi che cosa comporta questo fatto? Che lo zucchero non è, cioè il glucosio non entra perché manca l'attivazione del recettore. Senta, quindi, in tutto questo l'insulina resistenza, come me lo spiega questo fenomeno? Il fenomeno è questo: quando c'è troppa insulina in giro, per evitare che le cellule possano gonfiarsi di un eccesso di zuccheri, è l'insulina stessa che distrugge i suoi recettori. Questo è il problema, cioè noi abbiamo la distruzione di questi recettori ad opera dell'insulina stessa che se la va a distruggere, perché lei dice: se io lo do a tutti diventa un disastro, va bene? Quindi io cerco di ridurre l'espressione di questi recettori, perché siamo in troppi, va bene? Ma il termine resistenza, l'insulina resistenza? Perché l'insulina resistenza vuol dire che la cellula resiste alla voglia dell'insulina di andare sul recettore, cioè la cellula ha una insulino resistenza, cioè la cellula non riesce a recepire la funzione dell'insulina. Ma ecco, ma chi ha insulino resistenza in una situazione borderline, cioè potrebbe evolvere, allora, verso il diabete? Sì, di solito sì. Allora, fino a 125 siamo nella zona di prediabete. Dal 125 in poi siamo nella fase di diabete. Qui vedete i valori normali, sotto al 100 siamo nella normalità. Anche se molti ci dicono che sarebbe meglio avere... Sì, no, sotto 90, al 100 va già 90, bene. Cioè, sarebbe meglio averlo 80, d'accordo, però insomma anche 95 non è che uno già è diabetico, signore. Non facciamo... Mentre da 100 a 125 noi siamo in prediabete, siamo in una fase in cui possiamo ancora tranquillamente ridurre il valore del diabete, della glicemia, e quindi metterci in salvo. 125. Quindi diciamo che lì dovrebbe scattare un campanello d'allarme. Assolutamente, perché insomma sì, neanche finirci tutti nel diabete, in questo sì, esercito di persone. Quando noi sfortunate. Abbiamo 125, perché 125? Perché sopra 125 lo zucchero, quindi il glucosio, si auto-ossida da solo, cioè crea radicali liberi senza essere indotto da nessuno. Cioè io per poter bruciare ho bisogno che qualcuno mi dia una fiammella. In questo caso lo zucchero sopra i 125 si accende da solo, quindi produce radicali liberi, quindi si infiamma da solo, senza motivo. Quindi questo è stato fissato a 125, il diabete, perché quando supera oltre questo noi cominciamo ad andare incontro a valori che non vanno bene. 126 o superiori, parliamo di diabete, però di norma non si interviene se non con la dieta fino a quando non si arriva a 160, 170. Poi sul diabete c'è una quantità assurda di scuole di pensiero. Vedi l'introduzione. Ecco, quindi, anche ma lì. No, ma è anche no, giusto, perché c'è gente che risponde, fa una dieta e risponde bene, c'è gente che fa la stessa dieta che non risponde. Non è semplice, cioè per la serie di quello che dicevo prima, non siamo tutti uguali, quindi a fronte di un valore a 160 io rispetto la dieta e mi vado giù a 100, un altro rispetto la dieta e sta su ancora a 130. Colpa dei batteri? Colpa dei batteri, esattamente, colpa loro. Quindi la prima roba da fare è spazzolarli via, va bene? Prima roba. Questi sono i sintomi classici del diabetico. Però uno dei sintomi classici del diabete è anche l'urina dolce, va bene? Quando uno la fa nel bosco e arrivano le formiche, è meglio che vada a farsi vedere, perché vuol dire che c'è un po' di zuccheri e la cosa non va bene. Va bene? Quindi ci può essere vari sintomi, comunque. E anche l'inspiegabile perdita di peso, Sì, ci sono. Purtroppo sì, qualcuno la manifesta anche così. Esatto. Quindi ci sono un po' di valori di diabete. Poi ci sono tutta la situazione di intervento su queste persone per cercare di aiutarle con la dieta. È fondamentale in questo caso la dieta. Però, come vi dicevo prima, a proposito di questo batterio Streptococcus parasanguinis, se questo mi produce questo accidente di midazol propionato, per esempio, abbiamo persone che rispettano perfettamente la dieta, ma che non c'è verso di farle andare a posto.
perché c'è anche questa grave componente. Quindi le vediamo come la vitamina D non si trasforma, la metformina non funziona, abbiamo delle situazioni anomale che delle certe volte dici ma perché? No, e poi soprattutto il fatto che molti davvero dalla pastiglietta, dalla metformina debbano arrivare al... E poi comunque non è mai una storia finita, perché non è che uno prendendo... Dovrebbe essere, è come una sorta di terapia sostitutiva, no? Prendere l'insulina, cioè non ne produci e quindi... Piuttosto che morire la pigli. La pigli, che... però non è detto che poi la strada sia in discesa, al contrario, no. Ci sono sempre molti, assolutamente, molti incidenti di percorso, quindi, perché non è semplice. Però come dicevo prima, io mangio lo zucchero, attenzione, mangio lo glucosio, Non riesce a essere consegnato, mi va nel sangue, mi va nel fegato e il glucosio poi alla fine può diventare ciccia, cioè grasso, trigliceridi, può diventare parecchie cose e la roba non va bene. Qui sono tutte le varie situazioni, certo, comunque... con il GL più uno che è un ormone che regola un po' tutto. Però lei mi chiedeva prima, la pressione è alta, perché? Sì, che collegamento allora, c'è con quello che con la pressione, a parte il fatto di avere un sangue più denso, che se c'è trigliceridi più alti, colesterolo più alto, okay, il sangue più denso, quindi il cuore fa più fatica. C'è proprio un'azione meccanica di sforzo. Esatto, però c'è anche un'altra causa. Se io non ho i batteri probiotici, io non riesco a nutrire le cellule. Le cellule che non riescono a nutrire diventano un po' asfittiche e rischiano di far passare nello spazio tra una cellula e l'altra delle sostanze non correttamente lavorate. Questo che cosa comporta? La sindrome dell'intestino gocciolante, la permeabilità intestinale. Arrivano sostanze in massa, quindi tra quelle buone da lavorare e queste lavorate male, mi arrivano al fegato. Il fegato ha un sistema, si chiama sistema reticolo endoteliale, dove è una specie di tramoggia, va bene? La roba che può lavorare se la prende, quella che non può lavorare la butta via. Quindi cosa succede? Che se io ho un intestino particolarmente permeabile, questo tipo, guardate, ve lo spiego proprio in maniera un po' brutale, questa specie di tramoggia, questa roba qui non la fa passare e la butta dalla vena porta alla vena cava, cioè alla vena di uscita del fegato. Questa porcheria, che non è stata lavorata, finisce nel cuore, il cuore lo pompa e va a finire nel rene. Il rene è un filtro. Quando vede arrivare sta roba, dice, che è sta roba? Io conto le molecole di sali, di potassio, di calcio, cioè le mie robe, gli urati, cioè ho il mio parco problemi. Questa è roba che io non so che diavolo sia, non la voglio tra i piedi, quindi non la voglio che mi filtri, che mi vada in quel tubicino che si chiama glomerulo, quindi dal glomerulo all'ansa di Henle, dice non la voglio tra i piedi. Quindi che cosa fa? Arriva nel glomerulo, dovrebbe filtrare, invece produce la renina, cioè una sostanza che fa alzare la pressione e la porta via e la butta via. Questo però mi ha alzato la pressione. Questo mi ha alzato la pressione, ma si è protetto il rene. Perché queste sostanze, se finivano dentro nel nefrone, l'avrebbero rovinata. Allora dice, bene, io ho la pressione alta. Allora che cosa fa il cardiologo? C'è la pressione alta, te la abbassiamo. Senza andare a capire, senza andare a indagare come va l'intestino. Questa non è l'unica causa della pressione alta. È una proprio forse più misconosciuta, ma c'è. È una realtà. Però ci sono anche altre cause, mi raccomando, non è che poi tutti quanti a guardare quel che mangiano perché hanno una pressione alta. Però no, cosa fa? Ma c'entra molto, dottore. Però cosa succede? Il medico che dice c'è la pressione alta, te la devo abbassare. Io ti abbasso la pressione prendendo farmaci che aumentano, dilatano, non so, beta bloccanti, calcio antagonisti, sartani, chi più ne ha più ne metta. Però attenzione, io abbasso la pressione che aveva alzato il rene per difendersi. Quindi questo sangue gli ritorna al rene e gli scassa il rene. Sperando che questo sangue prima riesca a filtrare nel fegato, ma se non filtra io, giocando sulla regolazione della pressione, che deve essere abbassata, attenzione, non facciamo i talebani che la pressione è bella alta, così non rovino il rene, che dopo ti scoppia il cervello. No, quindi, no, per l'amore mi raccomando, del cielo. Abbassiamo la pressione. No, l'ipertensione è proprio una delle cause di incidenti, esatto, cardiovascolari. È la più comune. Quindi, io non sto dicendo di non cioè, curarla. È la prima causa di morte quella? Sì, assolutamente. Beh, adesso seguita è il COVID. Seguita dal tumore.
Lo dico ridendo perché sono sparite tutte le malattie, tutti i morti da influenza, tutti i morti da infarti, morti, sono spariti. Cioè, se la vedete, Ma ci tutti i sono, cosi sono purtroppo, ci sono. mistero divino. Ah, sono Comunque, veramente capito? curiosa Cioè, di guardare diciamo, i dati Istat sì, perché alla fine sono dell'anno. Però usciti. il concetto di base è che se io la pressione è alta, abbasso la pressione, ma mi devo curare anche l'intestino. Perché se la Perfetto il causa, concetto. sempre che la causa sia intestinale, se io abbasso la pressione e non metto a posto l'intestino, io scasso il Hai ragione. rene. Poco ma sicuro. Perché il rene quella roba lì non sa farle, perché non è mica il suo mestiere. Giusto. E un'altra cosa, io prendo il mangiare, non ho quello che non ho digerito, che non ho assorbito, mi finisce nel ceco. Nel ceco io, per esempio, ho dei batteri che mi creano delle molecole molto piccole, che mi fanno, so, il picresolo, i fenoli, gli indoli, scatoli, quelle robe lì. Molecole relative, veramente, sono veramente piccole. Sotto i 500 dalton di peso, che è un'unità di misura, queste molecole vengono assorbite, ma quello che assorbe l'intestino mi finisce nel rene. E queste sostanze che sono presenti nell'intestino diventano tossine uremiche, cioè mi scassano il rene perché non dovrebbero entrare. Quindi, nelle persone con insufficienza renale o nelle persone che vogliono avere un rene tenuto in ordine, e quindi che non mi alzi la pressione, che funzioni bene, che faccia il suo lavoro per bene, io devo stare sempre molto attento che a livello della zona ileocecale ci sia pulizia, cioè che l'indolo, lo scatolo, il picresolo, il fenolo e tante altre molecole piccoline non siano presenti, o se sono presenti siano poche, perché se sta roba qui è assorbita, finisce dentro nel rene e il rene non gradisce, perché non è roba sua. Ma per parlare concretamente, come faccio a fare pulizia e cosa devo mangiare? Perché Allora, già i nostri telespettatori hanno chiesto di avere intanto informazioni. allora, prima roba da fare, fibre. Fibre, quindi Fibre. i vegetali. Ma perché anche in una trasmissione sul diabete, diciamo un medico non alternativo, un medico, però suggeriva una alimentazione vegetale cruda, prevalentemente. Sì, assolutamente cruda perché si mangiano meno vegetali. E sono, beh, sicuramente, non dico arrivare al crudismo integrale, ma Oh, la no. verdura cruda, dove si può, perché insomma, sono certe Sì, poi robe. magari con questo freddo Ecco, mangiare la troppo. Io bella l'ho fatto di minestra. mangiare l'insalata, ma No, no. Io la bella la mangio lo minestra. Ecco, stesso, ovviamente. però Però le verdure anche cotte, saltate, assolutamente, certo. perfettamente d'accordo, Quindi le è verdure meglio. sono Poi basilari. ci sarebbe anche un'altra menata sul diabete di tipo sul diabete di tipo Ah no, 1. allora concluda, poi Che poi parliamo. c'è anche diabete di tipo Sì, 1. ma lei ne ha elencati tanti, insomma, di. 8 sono, cioè, ma non tutti, io parlo dei I più principali sono importanti. quelli di Gli altri tipo. sono, dopo c'è quello gestazionale, poi c'è il tipo 3 che arriva, è come l'1 ma arriva dopo, insomma, diciamo bene. Altri poi sono legati a patologie molto particolari. Comunque, il diabete di tipo 1 invece ha un'altra caratteristica, e cioè non ho l'insulina, quindi io la devo dare se non sono morto. Però c'è una distruzione di queste cellule, di queste isole di Langes, queste cellule beta, che creano questo problema. Se l'altro volete vedere tutti e gli 8 i diabeti, se vi diverte la questione, ve li Lasciamoli potete. correre, Va sì. bene. Che Sì. cosa succede? Io prendo l'insulina in proporzione a quanto zucchero io poi ricaverò dalla mia Sì. alimentazione. Allora, io devo sapere quant'è l'indice glicemico di ogni singolo cibo, peso tutto e mi faccio l'insulina che è nella quantità corretta per assimilare quello che ho mangiato. Se io rispetto esattamente in maniera pedissequa quello che mangio con la quantità di insulina, io ho un valore di glicemia sempre perfettamente sotto controllo e lo posso verificare attraverso la emoglobina glicata. Quindi l'aggregazione Che resta dell'emoglobina l'esame che più resta l'esame affidabile. di base, proprio il golden shape, non puoi scegliere altro. Bene, se io sono una persona precisa, io devo avere la glicata, che ne so, a 5,8, 5,4, insomma, se non pretendiamo di averla sotto il 4, perché saremmo dei fenomeni, però abbastanza ben regolata. C'è molta gente che invece rispetta proprio in maniera perfetta il tutto,
e si ritrova con la glicemia che è alta. Cioè è alta, cioè la glicemia, scusate, la glicata, che è alta 8, 9, 10, 11. Allora il medico il diabetologo gli dice: tu non rispetti le regole. Dice: no, io le rispetto, sono preciso, e invece i valori sono alti. Perché si è scoperto un'altra rogna che fanno i batteri, quelli cattivi, va bene, ci sono i buoni, ma ci sono anche i cattivi. Il batterio cattivo, insieme, d'accordo anche con la genetica umana, va bene, è in grado di produrre dei recettori. Io poi qui ho fatto tutte delle diapositive, ma mi rendo conto che sono, sì, un po' complicate. No, è meglio parlare, preferisco così, non parlarci su, certo, sì. Producono dei recettori nell'intestino per assorbire gli zuccheri, cioè il glucosio, ma dove? Li assorbe nella zona ileale. Noi abbiamo l'intestino tenue, all'inizio assorbo zuccheri, poi assorbo i grassi, grosse maniere, e poi le proteine. Nell'ultima parte io posso avere zuccheri, ma non li posso assorbire. Nei diabetici che sono senza insulina, il corpo percepisce delle necessità, va bene? Capisce, e allora cosa fa? Tira fuori una ancestrale capacità di ricavare zuccheri dall'erba. Allora, il nostro intestino tecnicamente è quello di un coniglio, va bene? Noi abbiamo l'intestino di un erbivoro non ruminante, cavallo perché è più nobile, però in effetti non è uguale, è proprio uguale a quello del coniglio. Bene, nella parte finale, si è visto con i poveri cristi che sono usciti dai campi di concentramento in Germania, gente che non mangiava nulla e non moriva, dico, come faceva sta qui, che mangiavano radici prive di tutto e non morivano. Perché queste persone riuscivano, attraverso la presentazione di due tipi di recettori, GPR 41 e 43, o si possono chiamare anche in un'altra maniera, cioè free fatty acid 2 e 3, sono due modi diversi di chiamare questi recettori, che anche loro, come vedete qua, acetato, butirrato, GLP, c'è sempre quella menata di quei tre acidi grassi, sono in grado di assimilare zucchero nella zona ileale. Però lo zucchero nella zona ideale è quello che deriva dalle verdure, ma io quando faccio il conteggio delle calorie mica lo conto, perché la verdura è priva di zuccheri, quindi è priva di potere calorico. Io mangio un'insalata, io non metto del mio bilancio dell'insulina l'insalata, ma se io mi ritrovo con questi batteri che mi hanno stimolato questa crescita, io assorbo a livello dell'ileo dello poco zucchero, però anche dai vegetali. Eh sì, perché io quando scindo una fibra io ottengo sempre glucosio. Cioè il mattone è un mattone che arriva da una casa, da una fabbrica, sembra un mattone, non è che cambia il mattone. Questo ha permesso ai poveri, diciamo, bravissima, ebrei, o diciamo persone per esso, cioè, che, esatto, di, non c'erano di solo ebrei, purtroppo, perché di sopravvivere, perché è un'ancestrale capacità, cioè il nostro genoma ha questa capacità, diciamo, prima di morire, aspetta che vediamo, certo, se riusciamo. Bene. Vabbè, c'è stato un periodo, dottore, che mi ricordo che avevo chiesto: come mai, dottor Lozio, mangio solo verdure e non dimagrisco? Si ricorda questa fase della mia vita? Sì. Lo chiedevo. E lei, quindi, mi ha risposto proprio che avevo dei batteri che trasformavano. Avrei, però il problema è che trasformano lo fanno tutti, il problema è che non si può assimilare, cioè nel mio intestino è vero, però se lei ha questi batteri che hanno stimolato la produzione di questa molecola, lei li assimila e lì è una fregatura. Sono un fenomeno. E quindi lei cosa succede? Prende questi zuccheri vanno nel sangue, il sangue finisce nel pancreas, lì l'insulina non c'è, perché non la produce, e quindi questo li alza il livello e si trovano persone che hanno la glicemia, o meglio l'emoglobina glicata, alta, pur rispettando alla lettera quello che è il loro menù. Di solito queste persone vengono bistrattate dal diabetologo e dicono: tu non mi prendere per i fondelli. Però c'è anche un'altra cosa. Mangi di nascosto, invece. Esatto. Ma c'è la soluzione. Sì. Perché i batteri buoni producono il GABA. E ci sono lavori fatti nel 2011 e poi rifatti 8 lavori, anzi 9, nel 2019, quindi un anno fa, in cui si dimostra il GABA, questa molecola qui simpatica, va bene, è in grado, il GABA prodotto dai nostri batteri, attenzione,
di fare un lavoro meraviglioso, cioè di andare sul GLP-1 che abbiamo visto prima e attraverso il GLP-1, su stimolazione dell'acido del GABA, a stimolare la rinascita delle nuove cellule beta. In teoria, secondo questi lavori fatti, per adesso ancora non abbiamo le prove sull'uomo, potremmo, se fosse, funzionasse bene, non dico nei casi estremi, ma in molti casi, soprattutto nei bambini, poter ricreare e quindi guarire il diabete. Però c'è un problema. Che bella cosa. Attenzione, sarebbe. C'è il trucco. Il sistema immunitario che ha distrutto le cellule, se io le ricreo me le ridistrugge. Sono fregato, giusto? Sì. E allora che cosa fa il nostro sistema, che è geniale? Il GABA, dopo aver stimolato il GLP-1, va sulle cellule immunitarie, gli va ad aprire il canale del cloro e la cellula è fregata e non può andare a uccidere la cellula beta che sta rinascendo. Questo permette quindi non solo di stimolarla, ma di proteggere anche la cellula da una nuova aggressione del sistema immunitario. Perfetto. Guardate che c'è, è veramente. Allora, che però questi sono lavori, io non voglio che la gente si illuda, dieve di primo uno, tutti a prendere il GABA e guarire. Sono lavori che sono stati fatti, ma per adesso sugli animali, e sugli animali stanno vedendo che funziona la cosa. La questione, poi bisogna vedere il tempo di insorgenza, la gravità, se c'è ancora un pezzo di pancreas che funziona, cioè bisogna vedere tanto, quindi non diamo queste illusioni, ah che bello, abbiamo trovato la soluzione. Ci vorranno anni prima, ma anni, ma tanti, prima di arrivare a risolvere il problema e vedere se oltretutto si può risolvere, perché è un'ipotesi. Però i batteri producono GABA, quindi dando il GABA dall'esterno o attraverso il GABA prodotto normalmente, fisiologicamente dai nostri batteri. Quindi assumendo probiotici. Assumendo ovviamente, i probiotici giusti. Deve prendere i probiotici, scusate, devono essere presenti, va bene? Quindi la confezione, cioè la capsula, facciamo deve contenere. Così, siccome abbiamo esaurito il nostro tempo, sì. Chiediamo ai nostri telespettatori di pazientare un paio di minuti, non di più, ma neanche tanto forse. E poi entriamo nel merito e mi pare che questa sarà anche la nostra mezz'ora in cui dialogheremo con i telespettatori. Perfetto, grazie. Bene, io devo ringraziarvi per le telefonate, sempre molto pertinenti, ci sono anche dei casi umani molto interessanti ai quali dedicheremo un po' di attenzione, però adesso restituisco la parola al dottor Lozio, ma vi volevo dire una semplice cosa mia personale, che io ho questo quadro disastroso della sindrome metabolica, io verso i 40 anni ce l'avevo già tutti, e non so se ricordate alcune mie trasmissioni, va bene, ero circa 10 kg più di adesso, 10-12, completamente vegetariana, mangiavo però solo pasta, pane, pizza, grissini, crackers e avevo la pressione altissima, sono finita varie volte al pronto soccorso, non volevo prendere le pastiglie, ma sono ancora qua e avevo anche le glicemie molto elevate, borderline. Sono ancora qua e sapete perché? Perché ho incontrato il dottor Mozzi e dopo ho incontrato anche il dottor Lozio. Nella sequenza della mia vita praticamente sono stata salvata dai miei ospiti che hanno cambiato molto del mio stile di vita. Quindi la speranza c'è, perché se sì. Cambiamo, se ci aiutiamo, adesso ho detto sono ancora qua, ma farò anche gli scongiuri. Ma su quella sedia lì non funzionano. Di là c'è un tavolino di metallo. Ah, devo fare gli scongiuri di qui. Va bene, dai, io mi fido della vostra bontà che non mi manderete qualche strallo. Praticamente no, il fatto che ci si può aiutare, ecco, non è che uno si deprime, ecco, purtroppo sappiamo che il diabete è veramente una brutta malattia, poi sono tutte così concatenate, abbiamo visto. Sì, sono strette, però sono tutte con... sapere che possiamo curare bene l'intestino e che abbiamo una chance, che ci giochiamo insieme all'alimentazione, allo stile di vita, insomma. Curando l'intestino, secondo me è una buona cose. Notizia, ecco perché vi ho raccontato le mie disgrazie del passato. Sto forse no, comunque adesso. Curare l'intestino vuol dire già fare una cosa buona, perché bisogna cambiare lo stile di vita alimentare. Sì, cioè beh, imparare chiaro, a mangiare. Io ho solo mangiato pane, pasta, pizza praticamente per decenni. Il problema grosso che non si vuole accettare, perché è che l'insulina
è un ormone che è nato per accumulare come un disperato, perché noi abbiamo sempre i sensori della fame sempre accesi. Non esistono, o sono molto lenti e molto nascosti, i sensori della sazietà, e funzionano poco. Noi siamo sempre animali in caccia di cibo, per cui se noi mangiamo cibo l'insulina si scatena, perché lei accumula in attesa di periodi in cui non si riesce a catturare nulla, e allora... Però è anche vero, dottor Lozio, che se io, ad esempio, parlo sempre per me, io mangiavo questi carboidrati, no? Mangiavo il pane e la pasta. Io dopo mezz'ora che avevo mangiato io avevo di nuovo fame. È normale. Per cui c'era proprio un richiamo, penso, chimico nel sangue, no? Assolutamente no. Non è chimico? No, nella maniera più assoluta. Ah, ero così. La sazietà da carboidrati dura pochissimo. L'unica sostanza che dà sazietà sono i grassi. Il grasso è l'unico alimento che dà sazietà a lungo, medio e lungo termine, ed è l'unico alimento che fa dimagrire. Se uno mangia grassi, dimagrisce. Su questo non ci piove. Perché il mangio grasso, grassi in che senso? Mangio qualche cucchiaiata di olio. Sì? Sì. L'olio, o le noci, o le olive, qualche volta, quando entra nello stomaco, arriva, poi esce. Quando va nel duodeno, attiva la colecistoghinina, che è un ormone che sta proprio sulla prima curva del nostro intestino tenue, e questo va nel cervello, va a stimolare un ormone che si chiama, va a inibire, che si chiama neuropeptide Y. L'inibizione del neuropeptide Y va a bloccare l'ormone grelina, che è un GH release, che è un ormone prodotto allo stomaco, il quale, una volta bloccato, le fa passare la fame. Guardi che è una roba normalissima. Io le faccio adesso, lei magari il vegetariano non mangia, ma un po' quando di pesce si va ai matrimoni si mangia volentieri solo l'antipasto, il resto non lo mangia mai. Lo mangia, ma non lo mangia con piacere. Perché? Perché lei deve stare a aspettare che gli sposi finiscono tutti i loro giri, poi c'ha una fame animale, si tuffa sugli antipasti che sono tutti rigorosamente grassi, perché tra salami, prosciutti, sottogli, sottacelli, c'è tutta la bella grassa, e questo cosa fa? Lei lo mangia, si ingozza anche abbastanza, non dico lei, ma la gente ne mangia una buona quantità, e poi aspetta che arrivi il primo, ma il primo aspetta circa 30 minuti da quando inizia a mangiare. 30 minuti è il tempo necessario, massimo 40, perché la colecistoghinina avvisi il cervello e il cervello blocchi la grelina. Quindi passati 35 minuti la persona non ha più fame e mangia per disperazione, vogliamo metterne piatto. Perché le mense fanno ingrassare? Non perché il mangiare è cattivo, ma perché lei mangia primo, secondo, frutta, dolce, caffè in meno di 30 minuti e quindi non lascia il tempo al neuropeptide, cioè alla colecistoghinina, di fare il suo giro per andare a bloccare la fame. La mensa può mangiare la cosa migliore del mondo, ma lei mangia tutto, perché lei mette tutto sul cabaret e poi mangia. E in mezz'ora lei ha finito. E la fregatura è quella lì. Perché si dice alla gente mangia piano? Perché se mangi piano mangi meno, ma non perché stacchi la mandibola, ma perché lasci il tempo alla colecistoghinina di fare questo lavoro. Allora, mangiamo grasso. Se lei dovesse avere fame, dice io stasera non voglio mangiare, voglio però dormire in pace, non avere... Si mangi 10 noci e 40 grigli di noce, le viene da vomitare, glielo dico io, sicuro. E lei non mangia, ma siccome non ha mangiato carboidrati, lei grasso mica lo assimila. Perché se lei assimilasse il grasso, se lei riuscisse a assimilare il grasso, cosa succede? Che si forma il chilomicrone va in giro ma non sa dove andare. Perché? Perché il chilomicrone, per essere scaricato, cioè il camion di olio, per essere scaricato ha bisogno che ci sia una molecola, un ormone, che attivi le lipasi per andare a scaricare questa palla di lardo. E questo ormone è l'insulina, ma l'insulina, se lei non ha mangiato gli zuccheri, non c'è, e quindi lei mangia il grasso e quindi non saprebbe dove andare, per cui il corpo non lo assimila. Quindi per anni ci hanno fatto mangiare senza grassi. Io mi ricordo le settimane dietetiche da me seghe senza vedere l'olio neanche lontano col binocolo. È assurdo veramente. Cioè,
se lei prova, ma guardi, patire la fame per niente, nella pratica, esatto, nella pratica comune, proprio quella comune che chiamiamo tutti, ci rendiamo conto che se mangiamo grasso dopo un po' non mangiamo più, ci passa dalla sazietà. Poi c'è un difetto che lei, c'è un difetto, un problema, i giovani, le cellule grasse dei giovani producono una sostanza che si chiama adiponectina, che serve per bruciare più grasso. Purtroppo, invecchiando o diventando meno giovani, questa produzione cala fino ad arrivare intorno ai 50 anni in cui non cala più, perché non ce n'è più. Va bene? Quindi, mentre i giovani possono mangiare, ma hanno questa possibilità di sbruciacchiare un pochettino sì, di più. Sì, infatti li vediamo. Da tutto no, perché il corpo dice, tu adesso, caro mio, corre dietro al leone, mi sa tanto che non lo prendi, quindi il fieno che c'è in cascina è meglio che te lo tieni, mentre al giovane che deve correre veloce glielo fa perdere, così può correre dietro al leone. Noi abbiamo ancora la genetica sì, ci crediamo dei cacciatori, così moderni, così all'avanguardia, però geneticamente probabilmente un'altra cosa di genetica che a me manda in bestia veramente, perché la gente non la rispetta, è il fatto che siamo animali diurni. Il buon Dio ci ha fatto diurni, non possiamo prendere in giro la nostra genetica con le luci, col caffè e tutte queste belle menate qua, sono trucchi. Noi siamo persone che devono andare a dormire di sera e si devono svegliare al mattino presto. Se lei parla con un ragazzo giovane e dice ti devi alzare alle 5 del mattino, ti guarda, ci vado a dormire. Ma esatto. Ascolti, c'è una telefonata, rispondiamo. Beh, però avevamo lasciato per aria un argomento, guardi, non conti su di allora, me. Allora, sul diabete di tipo 2, quando abbiamo questo trucco qua, bisogna prendere il tosaerba, il famoso tosaerba, il Saccharomyces boulardii e l'Enterococcus faecium, e tirare giù per lunghi periodi il tosaerba in modo tale da arrivare a regolarizzare la nostra flora batterica. Poi una quindi volta, non solo una sequenza, diciamo. No, in questo caso, fino a quando la glicemia non si posiziona, quindi magari si va avanti anche per un mese e mezzo, due mesi, cioè un mese, diciamo 40 giorni, si va avanti. Poi si fa il reimpianto con i bifidi prima, perché i bifidi sono i padroni del tenue, quindi sono fondamentali, quindi si useranno i bifidobatteri per poter avere una buona qualità. Possiamo ritornarci e rispondere al telespettatore? Certamente, mi sa che è lì da qualche minuto. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Sono Marco da Milano, 33 anni. Prego Marco, ci dica. Innanzitutto complimenti proprio sempre per le qualità delle trasmissioni, e poi io sono ogni volta sono sempre folgorato da quello che ha da annunciare il dottor Lozio, che veramente lo stimo veramente tanto. Grazie. Allora, a tal punto che io avevo preparato due domande già prima di iniziare la trasmissione, mi ha folgorato per l'ennesima volta a tal punto che devo modificare un po' una domanda su un argomento che mi ha incuriosito. Allora dottore, intanto le chiedo, cerco di essere rapidissimo, tre domande velocissime. Allora, la prima è questa. Lei poco fa accennava sul discorso del GABA, per il discorso dell'insulina, per la creazione della cellula beta. Ma la domanda è, si può integrare direttamente proprio sotto forma di integratore diretto o deve sempre provenire da un probiotico? E poi altra cosa, ma quando si parla di integrazione di GABA ai fini appunto di insulina? Non ho capito. Quando si parla di GABA, sì, di integrazione con esatto, il GABA, ai fini insulinici. Esatto. Ma c'è un legame col GABA, cioè tipo con i farmaci tipo GABA-pentin che hanno diciamo risvolti neurologici? Ecco, questo, se lo capite, si parla della stessa cosa o di cose completamente diverse? Altra ottimo domanda. Un'altra ancora, Marco. Velocissimo. Allora, per quanto riguarda, diciamo, come dire, il miglioramento della propria sensibilità insulinica, anche se non si ha un quadro di diabete o di valori di insulina preoccupanti, cosa c'è di vero in merito a molecole tipo alfa lipoico, cromo, taurina e cannella? Cioè, queste molecole qui cosa fanno realmente? Vanno a migliorare la sensibilità insulinica o fanno altro? Grazie e complimenti sempre. No, complimenti a lei, perché avrei anch'io posto l'acido alfa lipoico, io l'ho conosciuto proprio per motivi
Sì, sì, allora, di dimagramento e soprattutto l'acido alfa-lipoico è estremamente utile, entra nel metabolismo degli acetati, fa delle robe bellissime, è un potente antiossidante sia in fase ossidata che in fase ridotta, ma c'ha un colossale difetto. Oddio. Dura poco. Per cui noi dovremmo prendere rigorosamente l'acido lipoico in forma retard, perché ha un'emivita che viaggia intorno ai 20 minuti. Quindi noi ne abbiamo bisogno, ne consumiamo circa 1200 mg, quindi 1,2 grammi. Noi dovremmo prendere 1,2 grammi, ma dovremmo prenderne poco ogni 20 minuti, che diventa una roba impossibile. Per cui hanno fatto adesso dei dosaggi da 600 mg, quindi si prendono 2 al giorno di acido lipoico, però sono 600 mg in forma retard. Prendendoli in forma retard noi riusciamo ad avere l'opportunità di avere un utilizzo per parecchio tempo. Una disponibilità più prolungata, che tra parentesi ha anche altri effetti piacevoli, nel senso che rigenera anche i nervi, aiuta a rigenerare è i nervi. Fondamentalmente lui è un trasportatore, rientra dentro nel ciclo di Krebs, entra dentro, quindi l'acido lipoico è veramente un trasportatore. È ancora poco utilizzato però. Poi diceva del GABA, anch'io questa sera le ho fatto la stessa domanda, no? Sì. Dottor Lozio prima, ecco. Allora, è molto interessante. Il GABA si può comprare, si prende. Di norma la quantità corretta di GABA è 750 mg due volte al giorno, oppure 500 tre volte al giorno, lì dipende dalla persona. Poi c'è in bustine, c'è in compresse, c'è in tutte le menacce. Ecco, ma come lo definiamo il GABA? Cos'è allora? Allora, il GABA viene venduto anche su internet, è un normale sostanza che si può trovare tranquillamente anche su internet, per essere rilassati, per essere tranquilli, per essere felici, perché è il tranquillante. In effetti i recettori specifici del GABA nel cervello, attenzione, sono gli stessi dove vanno a lavorare le benzodiazepine, cioè il TAVR, tanto per fare un nome, l'Oxanax, quella roba. Bene, quando uno prende questi tranquillanti, questo tranquillante va pian pianino dentro nel cervello e va sui recettori del GABA. Bene, se io prendo il GABA va sui recettori della calma, della tranquillità. Per esempio, no, se io ho una persona che ha la colite e ha sempre i dolori colici, i batteri come fanno a far passare la colite? Mica si mettono lì ad andare a scendere. Producono GABA, il quale GABA va su questi recettori e li tranquillizza, quindi riduce l'attivazione di questi recettori. Col GABA pentin c'ha un po' poco a che fare, questo tanto per... è una molecola un po' diversa, ma insomma, poi insomma, c'è il paragama, vabbè, insomma. Ma che questi li ha citati Marco, no? Non io. Sì, no, il gabapentino è una, sono dei farmaci antidolorifici che servono per fare altre cose. Quindi fondamentalmente il GABA è una molecola assolutamente fisiologica, naturale. Io poi in Italia il problema è che non ci sono prodotti che abbiano solo il GABA, purtroppo ci mettono dentro anche altre menate che io non voglio. L'attività che ha nell'intestino è quella di calmare i dolori, i colici, ma la funzione a livello diabetico, a livello di insulina, è quella proprio di andare a modulare le cellule L del duodeno che producono i tre ormoni fondamentali, GLP1, GLP2 e PYY. Questi tre ormoni sono fondamentali perché il GLP1 regola l'insulina e la... increzione, cioè l'assorbimento degli zuccheri. Il GLP2 mi va a regolare tutte le giunzioni serrate dell'intestino e PYY mi va a regolare l'introduzione calorica. Quindi avere una molecola di libera vendita, splendida, tranquilla, che non mi crea problemi, che poi come effetto collaterale mi fa anche stare tranquillo, per cui, caspita, cioè, come effetto collaterale non è male, mi serve proprio per riuscire ad avere l'intestino calmo, l'intestino tranquillo, la mente serena e poi a livello del diabete, dell'insulina, ho la possibilità di andare proprio a stimolare
sia il GLP-1 se ho problemi di diabete tipo 1 o 2, ma soprattutto di GLP-2 che invece mi va a regolare le giunzioni serrate, quindi l'effetto colabrodo che io vengo ad avere dal mio intestino. Questo è il motivo per cui i batteri proteggono dalla sindrome dell'intestino permeabile. La Kingan Syndrome è esattamente questo, un intestino quindi poroso, bucherellato, da cui passa di tutto, con cui anche problemi di pressione alta. Sì. E io invece con questi batteri, producendo questa sostanza, quindi li metto tiriamo tranquilli. Fuori ancora la tabella di prima, quindi prima facciamo tutto il tosaerba. Prima facciamo il tosaerba perché quello è essenziale. Anche a lungo termine, sì, mi pare sì, di aver anche beh, nel caso del diabete tipo 1 anche a lungo termine, però dopo si va a vedere quanto è il valore della glicemia, tanto sta gente se la misura un giorno sì l'altro pure, sì, perché sono sempre certo lì. Se vedono che si sta appiattendo la cura vuol dire che sono riusciti a eliminare i rompiscatole. A quel punto, una volta fatto la pulizia, si passa alla colonizzazione con i bifidobatteri, con che i bifidi. Oltretutto il bifido è proprio il batterio specifico di questa zona del nostro intestino, la zona dell'ileo e dell'ileo, quindi la parte terminale, e del cieco è proprio dove loro vanno a lavorare bene. Oltretutto questi batteri governano tranquillamente anche sul sistema immunitario. Come fanno? È semplicissimo. Loro producono una molecola che si chiama ipitrainositol 1,4,5 trifosfato. Questa molecola è prodotta dai batteri, dal sistema nervoso e dal sistema immunitario. Quindi è una molecola che serve tutti e tre e li coordina perfettamente. Inoltre, il sistema nervoso nostro lavora sui recettori muscarinici dell'acetilcolina. Una cosa un po' complicata, ma noi abbiamo l'acetilcolina, è una roba fondamentale per gestire tutto il nostro intestino, e i recettori dispari, cioè il muscarinico 1 e il muscarinico 3, guarda caso, lavorano, vengono attivati e vengono regolati proprio da questa molecola. Quindi il mio battere nell'intestino mi regola sistema immunitario, sistema nervoso, cioè mica robetta, mi regola il sistema metabolico, l'assorbimento, cioè venirmi a raccontare che i batteri servono poco è una bestemmia veramente. Lì perché non c'è conoscenza e quindi ma il problema è che c'è la conoscenza, non c'è la voglia di saperlo e di applicarlo, perché la conoscenza c'è, perché se queste cose le so io non me ne sono mica sognate. Beh, insomma, lei non è proprio qualunque, dottor Lozio. Poi ha iniziato presto, molto prima di tutti gli altri. Questo è vero. Un'altra telefonata che temo sia l'ultima, perché però abbiamo più o meno risposto a tutto quello che ci dicevate, e poi ci sono due casi che vorrei sottolineare per il dottor Lozio. Pronto? Buonasera, sono Ginevra da Mortara. Buonasera. Ginevra da? Da Mortara. Non so dove sia, scusi. Zona di Pavia. Ah, ho capito. Benvenuta, signora. Grazie. Parli pure. Sì. Per la trasmissione. Io vi dico sapere se la pianta gradiga che il dottor Lozio aveva menzionato anni addietro per il diabete, ma poi non si era ampliato il discorso, può essere appunto utile per il diabete tipo 2 e usata in che modo, se sotto forma di tisana, se esistono compresse, insomma mi ero ricordata che l'aveva menzionata anni fa. La Galega Officinalis. Grazie, signora. La Galega Officinalis sono... è la molecola da cui si è ricavata la metformina. Quindi banalmente la metformina si è ricavata la prima volta da questa pianta che Ippocrate ha sempre dato a chi aveva l'urina dolce. Va bene? Quindi lui non sapeva perché il nostro vecchio amico del Giaguaro, lui coinquilino, praticamente la dava a tutti. La Galega Officinalis si può usare, si può fare in tisana, perché poi adesso è usata parecchio, per esempio, dalle donne per aumentare la montata latea. Va bene. Ecco perché l'avevo sentito. Sì, serve anche per quello. Però si può tranquillamente usare in tisana. Non mi risulta che ci sia in compresse, però non mi sono mai quindi informato. È affermativo, ha assolutamente un suo certo potere, che può usare. Molto assolutamente interessante, la usava molto il nostro buon vecchio, però attenzione. Allora
I batteri nell'intestino c'erano perché si mangiava verdura sana concimata allora con feci umane. Quindi ci avete voglia, i batteri, questa gente del periodo di Ippocrate ce li aveva. Noi adesso abbiamo la metformina ma non abbiamo i batteri. Lui non aveva la metformina ma aveva i batteri. La sinergia delle due. Quindi certo. Attenzione. Cioè non io era la se prendo da la Galega solo. Da solo non vado da nessuna parte. Ci vuole Galega e batteri. Batteri giusto, mi raccomando. Molto, giusto. In questo va caso bene. I batteri che ci vogliono sono i bifidobatteri. I bifidobatteri. Che sono anche il lattobacilli non è che non servano perché anche loro fanno gli acidi grassi, anche loro fanno tante cose, ma le fanno in una zona diversa, quindi lo fanno nello stomaco e nel colon, mentre i bifidi lavorano bene, anche se sono strettamente anaerobici, lavorano bene tra pH 7 e pH 5. Quindi nel tenue, che è il pH di giusto. Benissimo. Guardi, siamo proprio per concludere, dottor Lozio. C'era però un caso, e qui magari le farò telefonare personalmente, vorrei rassicurare il signor Gianfranco che ci ha chiamato da Bergamo, che è una persona dializzata, che ha bisogno di consigli, magari a lui riserveremo questo trattamento speciale. Sì, sì anche sì, perché sì, insomma, sì. Dializzati mi dispiace, ma lo caspita, so. Caspita, poverino, che vita lo so, dura. È la situazione... No, però magari qualche consiglio alimentare. No, ma volentieri. Esatto. Non è questo. E poi invece c'era una domanda un po' troppo specifico per la trasmissione. Sì, no, infatti, quindi ci sarà una telefonata per lei, Fuori gli dà il numero mio di telefono e mi chiama. Perfetto. Guardi, gli do il permesso. Guardi che privilegio. E poi invece c'è una signora, Edith da Cesena, che ha fatto una domanda interessante. Tutte lo sono buone. Lei dice: ma c'è qualche cosa che collega la sindrome metabolica per le persone che sono senza tiroide, cioè influisce il fatto di essere senza tiroide? Allora, la tiroide quando viene asportata si va a sostituire gli ormoni con la tirosina, non si può dire la pubblicità ottiche o quel che l'è. Sì. Va bene, e quindi noi abbiamo questi ormoni che fanno un lavoro molto semplice, sono i fochisti delle nostre cellule, cioè sono quelli che devono andare a bruciare. È chiaro che in un diabetico che non gli arriva lo zucchero dentro, io impongo con il T3, con l'ormone T3, di bruciare qualcosa che non c'è, insomma, non va bene. Quindi è chiaro che c'è scabrosa. Una correlazione di utilizzo, cioè uno produce... E, diciamo scava il carbone, lo trasporta al fochista, il T3 è quello che poi fa, butta dentro lo zucchero per bruciarlo, è lui che dà l'ordine, va bene, però bisogna anche avere lo zucchero perché sennò si brucia nulla, quindi è importante. Bene, in morale della favola abbiamo finito, sa? Ah sì, ecco, non sì, lo so. Dobbiamo salutare. Bon. Fate un po' attenzione, lo so che molti discorsi sono rimasti un po' per aria, ma ecco, faccio una dichiarazione ufficiale di affetto, di stima e anche di necessità. Chiedo al dottor Lozio se nella prossima stagione televisiva, nel prossimo anno, ci regalerà qualche presenza in più. Così approfondiremo. Non è detto che dobbiamo sempre trovare temi nuovi, possiamo anche approfondire quelli trattati, va bene? Sì, perché sono temi nuovi, dopo si è un po' un problema. Va benissimo, no? E vi auguro davvero delle feste serene a lei, alla sua famiglia. Grazie. E anche a tutti, questo Natale è un po' strambo, ma vediamo di passarlo nel possibile al meglio. Sì, certo, quello che conta è proprio il sentimento. Va bene, tanti auguri a tutti, allora, anche a lei, dottor Lozio, e a tutti i nostri ragazzi in regia, dietro le camere, insomma, sempre bravi. Grazie ancora. Arrivederci.